Salve e bentornati. Allora, una serie, qualche persona, insomma, mi ha chiesto se condividevo il progetto della CNC 11070 e per me non ci sono problemi a farlo e quindi lo metterò prossimamente disponibile sul sito. Con il tempo però ho imparato a capire che molte persone non si rendono conto di che cosa significa una macchina CNC, cioè quali sono tutte le caratteristiche che poi la definiscono. Alcuni di quelli che mi hanno chiesto il progetto lo hanno fatto perché in pratica sono interessati alle dimensioni della macchina, però io ci tenevo a fornire una serie di specificazioni sulla macchina stessa. Quindi in prima battuta quello che vorrei fare è far capire, senza entrare nei dettagli di tutte le caratteristiche della macchina, quello che effettivamente la macchina poi può riuscire a fare. Quindi, nel momento in cui decidete o di autocostruirvela o di andare a comprarla, sapere bene che le caratteristiche che definiscono la macchina non sono semplicemente le dimensioni o anche a volte anche semplicemente i motori che questa monta, ma sono un insieme di cose. La macchina è determinata dalle capacità delle lavorazioni che la macchina può fare. Quindi, prima di rendere disponibile il progetto nella sua versione, diciamo, finale, così come l'ho realizzata io, ci tenevo a fare una serie di prove per far vedere, guardate, voi con questa macchina potreste arrivare a fare questo. Allora, inizio con questo primo video facendo una cosa semplicissima. In pratica, ho realizzato un disegno di una linea e vado a sottoporre questa linea a delle lavorazioni successive, modificando principalmente due parametri. Il primo è la velocità di lavorazione, cioè il cut in millimetri minuto. La seconda è la passata in Z. Allora, questi due sono quelli che possono essere definiti i parametri fondamentali di lavorazione di una macchina, cioè a che velocità la macchina può lavorare su ogni singolo materiale e con quale capacità di affondo. Quindi io inizio con questo primo video a far vedere come la mia macchina, cioè quella che eventualmente qualcuno poi vuole autocostruirsi, può arrivare a fare. In questo primo video mi limito nella lavorazione del legno e parto con velocità tra virgolette basse, basse per questa tipologia di macchina. E quindi vedrete la lavorazione di questa semplicissima linea, proprio una linea, fatta però con velocità progressive ed affondi progressivi. Allora, una premessa per il video: ovviamente vedrete delle parti bruciate. Per chi ha seguito gli altri miei video, ormai dovrebbe sapere che in relazione alla velocità di rotazione del mandrino e di avanzamento, io ho dei parametri corretti o sbagliati. Dato che per non perdere tempo io ho lasciato la stessa velocità di rotazione del mandrino anche al variare della velocità dell'affondo in Z e della velocità di avanzamento, è evidente che alcune volte io avrò delle lavorazioni bruciate perché la macchina sta lavorando troppo piano. Però era dato che il video è finalizzato a far vedere la capacità della macchina, non mi interessava andare a settare quei parametri. Ho fatto così in modo tale di andare più veloce. Per cui adesso vedrete questa semplicissima linea, però lavorata cambiando tutti i parametri, partendo da una velocità molto bassa che è 200 mm al minuto, per poi ed un affondo in Z pari a 1, per poi arrivare a 500 mm al minuto di avanzamento ed un affondo pari a 4. Inizio con una fresa da 3 mm, poi in altri video più avanti farò vedere che la macchina può andare ben oltre questi valori.
Ripeto, lo faccio principalmente per far capire a chi, a chi mi ha richiesto il progetto della macchina prima di costruirla, cercare di capire che cosa potrà fare con quella macchina, perché magari in alcuni casi potrebbe essere che la macchina va oltre quelle che sono le loro esigenze, o potrebbe essere che in altri casi invece la macchina è sotto le loro esigenze. Inizio con questo primo video sul legno con punta da 3 mm, poi ne farò altri con questi parametri ulteriormente avanzati, con punta sempre sul legno da 6 mm, per poi arrivare fino all'alluminio. Dopodiché, finiti questa prima serie di video, ne farò uno nel quale effettuerò il rilascio del progetto della macchina, però fornendo una serie di indicazioni per eventuali migliorie da apportare al progetto, cioè cose che io ho imparato costruendola, di cui mi sono reso conto una volta che l'ho realizzata. Non ho il tempo per sviluppare il progetto con tutte quelle modifiche, però dato che vi fornirò i file direttamente in formato DXF, sarete in condizione di poter effettuare anche da soli quelle modifiche e quei miglioramenti. Quindi, in pratica, in questo video avrete questa linea con i parametri di profondità e avanzamento che vengono modificati via via e che vengono aumentati. Poi, negli altri video vedremo anche l'ulteriore sviluppo delle potenzialità della macchina. Per il momento, buona visione. Allora, come detto, ovviamente per prima cosa andiamo ad installare la punta da 3 mm, che è una semplicissima elicoidale non particolarmente costosa, è una punta media, quindi la lavorazione della macchina deve essere considerata anche tenuto conto di quella che è la punta che viene montata, perché le punte possono svolgere una differenza di non poco conto. Dopodiché andiamo a effettuare lo zero pezzo, cose su cui non mi ripeto perché tanto le abbiamo già viste in altri video. Vedete che in questo caso non utilizzo neanche il probe perché non ritengo che sia necessario. E andiamo con la prima lavorazione. Ovviamente con le passate da 1 mm e a 200 mm minuto la macchina non ha assolutamente nessun tipo di problema, per cui procede tranquillamente. Come già detto, lo ripeto nuovamente, le capacità di una macchina devono essere valutate in relazione a quelle che sono le sue capacità di lavorazione. Non ci si può limitare semplicemente a quanto è grande o che spindle monta o che motori NEMA monta o che schede monta. È tutto l'insieme del suo equilibrio che poi ci consente di poter effettuare o meno delle lavorazioni. Ad esempio, andando così, tra virgolette, lenti, io potrei anche essere soddisfatto della macchina, oppure potrei non esserlo, dipende da quello che io devo poi andare a fare con la mia macchina. Qui poi si crea anche quello che secondo me è una scissione netta tra gli utenti delle CNC, nel senso che io posso essere un utente hobbista, quale ad esempio sono io,
oppure posso essere un utente professionale. È evidente che in quel caso le mie esigenze saranno ben diverse, nel senso che dovendo monetizzare dall'utilizzo della macchina, più la macchina mi consente di lavorare velocemente e di ottenere come dire, risultati in maniera veloce, e più questa sarà direzionata, sarà diciamo in qualche maniera congruente con quello che è l'utilizzo che poi ne voglio fare io, ma io qui mi rivolgo, credo almeno, ad un'utenza come me, hobbistica, non professionale. La macchina prosegue la lavorazione, vedete che non ci sono minimamente problemi, perdite di passo o altre cose. Passiamo alla terza lavorazione con 400 mm di velocità di taglio e sempre 1 mm di affondo. Anche qui la macchina ovviamente non ha problemi. Allora, sono partito da velocità così basse anche per mettere in condizione tanti di quelli che hanno acquistato magari chiamiamole le cosiddette CNC cinesi, cioè quelle macchinette piccolette, delle quali io sinceramente non so neanche quali siano le capacità che possono avere. Se avete visto il mio canale, dovreste aver visto che in pratica io ho prima realizzato una CNC 4040, però sempre autocostruita, e poi sono passato a questa. Quindi non ho esperienze dirette di utilizzo delle chiamiamole cinesate, che però in alcuni casi potrebbero anche essere dei prodotti discreti. Ma ripeto, non sono minimamente consapevole di quelle che sono le loro capacità di lavorazione. È per questo quindi che in pratica ritengo che sia utile vedere anche queste lavorazioni a bassa velocità, perché così chi ha quelle macchine magari è in condizione di fare un confronto e di valutare poi eventualmente, diciamo, un eventuale upgrade. Siamo passati all'altra lavorazione, la macchina vedete che prosegue senza problemi. Ripeto, sono partito da parametri bassi per questa macchina, perché è in condizione di effettuare lavorazioni più alte che vedremo in seguito, ma partendo da queste basse così ho dato un riferimento completo a tutti. Siamo arrivati ai 2 mm di affondo e vedete che la macchina non dà nessun tipo di problema e continua la sua lavorazione. Come dicevo prima, ovviamente non avendo calcolato la velocità di rotazione per ogni singola passata in relazione all'avanzamento e all'affondo in Z, quando la macchina diciamo va lenta su alcune passate, è chiaro che si creano delle parti bruciate, ma questo non era oggetto come dire, di analisi di questo video. Semplicemente
non mi andava di stare a fare i calcoli per ogni singola passata e quindi ho lasciato la stessa velocità di rotazione. Stesso discorso poi vale per l'affondamento in Z, cioè per la velocità di affondamento. Ho lasciato identicamente sempre la stessa, ritenendo che in pratica sul legno con questa macchina non ci fosse questa esigenza, per cui non ho modificato neanche quel parametro. È evidente che volendo avrei potuto accelerarlo, si vede benissimo che insomma quando la macchina scende non ha problemi dal punto di vista dell'affondo in Z, almeno con questo materiale, e che la velocità è molto molto lenta. Continuiamo ad andare avanti e come potete vedere insomma la macchina almeno fino a questo momento non presenta nessun problema. Siamo arrivati ad una velocità di 500 mm al minuto con un affondo da 2 e la macchina vedete che continua tranquillamente a lavorare, nessun, se, non dando nessun segnale anomalo, né perdita di passi né particolari vibrazioni. Vedete che la passata è continua e tranquilla, diciamo. Si avverte semplicemente ogni tanto questa produzione di fumo e bruciatura, ma lo ripeto, quello è dovuto alla non calibrazione della velocità di rotazione in base alle singole passate, ma non era di interesse. Continuiamo ad andare avanti, aumentiamo la Z e inizia il nuovo ciclo, ma anche qui la macchina continua come dire a lavorare inesorabile senza nessun segnale. Insomma, la punta è da 3 mm, lo ricordo, e non è una punta particolarmente come dire performante. È una punta di, non è una cinesata, ma non è neanche una punta di alto livello, è una punta di, diciamo, di valore medio, ecco, mettiamola così. È una elicoidale che aspira verso l'alto e vedete che comincia a presentare dei segni di bruciatura, ma quello, lo ripeto, sono dovuti al non calcolo, alla non determinazione della velocità di rotazione in base alla singola passata e alle singole velocità e affondi, ma non mi interessava. Andiamo avanti e la macchina continua, come dire, ad andare tranquilla nel suo lavoro. Vedete come l'affondo è particolarmente lento, ma l'ho lasciato invariato su tutte le lavorazioni. Siamo arrivati alla 400 mm per 3 mm di affondo. E vedete che anche qui la macchina cammina tranquillamente. Sia la velocità che l'affondo non le creano nessun tipo di problema. Nonostante che, come poi andrò a spiegare nel video futuro sulle specifiche per eventuali migliorie alla macchina, i driver utilizzati non è che sono il massimo, almeno per quanto riguarda la
capacità di voltaggio, cioè come ho detto in alcuni video, la coppia generata dai motori NEMA è direttamente correlata al voltaggio con cui noi li facciamo lavorare. Avendo utilizzato dei driver TB6550, in pratica io non posso utilizzare un voltaggio molto alto, e infatti una delle modifiche che proporrò, o meglio, nel video sulle specifiche della macchina, è quella di andare ad utilizzare, e li farò vedere, quelli che potrebbero probabilmente essere proprio i miei driver di upgrade, cioè i 2DM556. Ecco, vedete qui che aumentando l'affondo, riducendo la velocità, le parti bruciate risultano particolarmente evidenti. Questa può essere un'altra cosa utile per chi si accinge ad utilizzare queste macchine, cioè capire il perché a volte di risultati ottenuti che non sono previsti. La bruciatura in questo caso è palese che è dovuta ad una rotazione del mandrino non correlata alla velocità di avanzamento, e mentre in un affondo magari da un millimetro si vedeva poco, andando con affondi più significativi la bruciatura diventa particolarmente evidente. Qui si vede in modo proprio lampante. Ora siamo a 300 mm con 4 mm di affondo, e sicuramente adesso vedremo che all'aumentare delle varie velocità, mantenendo invariato l'affondo, la bruciatura andrà via via riducendosi. Ecco, infatti, che già qui si vede molto meno. È bastata quella variazione. Ecco, qui in pratica ho commesso un errore, cioè mentre tutte le lavorazioni sono fatte con un engraving su una linea, qui mi sono sbagliato e credo di aver dato una outline come comando al software. Infatti lui, invece di fare una linea, ne fa due, perché gira intorno alla linea. Però è utile anche questa cosa, perché vi fa vedere come la macchina anche in questo caso continui a lavorare senza problemi. Anche la produzione di quegli sfilamenti chiaramente è da correlare ai parametri di lavorazione, nonché ad un'altra questione che è il taglio concorde e discorde, ma casomai lo vedremo un'altra volta. Continuiamo ad andare avanti, e come potete vedere la macchina non risente minimamente di tutti gli aumenti che fin qui sono stati apportati. Continua a lavorare, diciamo, in questo caso così come lavorava nel primo. Non ci sono vibrazioni, non ci sono problematiche sul prodotto finale, ecco, diciamo così. Siamo arrivati a 500 mm e 4 mm di affondo, cioè 500 mm minuto e 4 mm di affondo. L'affondo è molto lento, la macchina parte e anche in questo caso non risente minimamente del parametro che gli abbiamo inviato. Ora, ripeto, alcuni potrebbero aspettarsi delle lavorazioni molto più evolute o avanzate in relazione a quello che poi andranno a fare. Vedremo che la macchina è in grado di andare ben oltre questi parametri. Però intanto questa è una prima presentazione, in modo tale che chi vuole accingersi a costruirla sa che cos'è che poi eventualmente potrà chiedere a questa tipologia di macchina. Alla prossima.